che sia tipo una sorta di scenario, tipo la parte dismessa dello Star Park, apparirà uno spirito che Gus o un alleato possono raccogliere per ripristinare la loro salute. Quindi lo scudo che abbiamo visto al Brawl Talk si può anche applicare su degli alleati a 9000 di danno. Vediamo un po'. Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Oggi mi sono messo questo cappellino perché palloncini non ne avevo e volevo somigliare un pochettino al brawler che vedremo in quest'ultimo sneak peek, ragazzi. Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta. Questo è il video dedicato a Gus, il nuovo brawler super raro. Qua sono già partito con la prima curiosità, che in realtà non ha un cappellino come il mio, è un cappellino più invernale. In effetti adesso comincia a fare freddo, ragazzi, e pian piano arriva il freddo. Poi probabilmente mentre starete guardando questo video ci saranno ancora 30 gradi, ma quelli sono dettagli. Saltiamo direttamente i convenevoli, ok? Like e l'iscrizione sapete che sono da lasciare, la campanellina è altrettanto importante per rimanere aggiornati sui prossimi sneak peek, i prossimi update, tutti gli approfondimenti che facciamo su Brawl. Ero già partito con la prima curiosità dicendovi appunto che Gus è un brawler super raro. Introduce a quanto pare una nuova triade misteriosa, ma proprio nel vero senso della parola, perché effettivamente non fa parte di nessuna triade. Quindi sarà curioso vedere poi i suoi colleghi chi sono e anche il suo scenario, perché che io sappia al momento attuale non ha uno scenario. Ha esattamente gli HP di una Max, ma chiudiamo subito le statistiche perché quelle le analizziamo poi dopo. E vediamo un pochettino che cosa ha da dirci. Gus adora i palloncini e vaga nei pressi di alcune montagne russe ormai abbandonate da molto tempo. Quindi che sia tipo una sorta di scenario, tipo la parte dismessa dello Star Park. Per passare il tempo usa i suoi palloncini per creare animali e tenersi compagnia. Se ci avete fatto caso anche nella animazione iniziale ci sta appunto sto cagnolino di peluche che passa, poi scoppia. Vabbè, quello è un dettaglio. Tra l'altro quello lì che sembra essere una cosa così è la sua ultima, lo vediamo poi tra poco. Per quanto riguarda la patch note si limita a dirci: nuovo brawler super raro, Gus è un ragazzo misterioso che ama creare animali con i palloncini per tenersi compagnia. Quindi non dice niente di più la patch note, però di sicuro la cosa più interessante è che è un super raro, quindi ci sarà da sboxare con il prossimo update. Vi ricordo che però non lo vedremo nel mese di settembre, ma arriverà poi nel mese di ottobre, ragazzi. Mi raccomando, non cominciate a chiedermi ferre ma quando esce il nuovo brawler, perché a settembre non lo vedremo. Quindi tranquilli che io adesso ve lo porto ovviamente in anteprima, ma poi lo andremo a rispulciare tra un mesetto. Partiamo adesso con la seconda curiosità, ovvero il suo attacco base, perché è molto particolare, anche se non sembra. Infatti lui è un healer, ragazzi, e healer all'interno del gioco al momento attuale non ce ne sono così tanti, attenzione. Il suo corpo infatti si chiama palloncino stregato. Gus lancia un palloncino stregato ai nemici. Se l'attacco va a segno per diverse volte apparirà uno spirito che Gus o un alleato possono raccogliere per ripristinare la loro salute. Poi vedrete durante il corso di questo video che in realtà non è solo per quello che si può utilizzare, ma per ora capite che questo è il suo utilizzo di base. Attenzione però, perché comunque fa un 1380 con il colpo. Pocio, che è un healer che è stato pure buffato in questo update, fa 1200, quindi lui comunque parte come un healer che fa anche un buon danno. Oddio, c'è anche Byron che è un healer che fa un buon danno pure persistente, ma lui diciamo che si difende bene. Capiamo meglio direttamente in campo, ok ragazzi? Quindi spariamo un colpettino, ok? Come vedete la barra sopra la testa di Gus non è una barra che si riempie automaticamente come siamo abituati a pensare, ma è una barra che si riempie esattamente come se fosse un'altra ulti. Ci vanno 3 colpi per poterla ricaricare completamente, ok? E una volta lanciata, se non itta non succede niente, ma se itta appunto spawna uno di questi fantasmini, che tra l'altro sono molto cute, mi piacciono molto. Adesso proviamo a prendere un po' di danni e vediamo effettivamente di quanto cura, ok? Perché ripeto, può curare me come chiunque altro. Quindi sono a 1800, mi cura di un 1000, che non è male, che non è male. Oltretutto io me lo vedo molto comunque sia in una partita, insomma, mentre sta giocando, che spawna tutti i robottini nella zona degli avversari. E quindi se i robottini spawnati saranno tutti quanti nella zona degli avversari, cosa succederà? Quale sarà il tipo di brawler che probabilmente beneficerà di più di questa cura? Esatto, i dasher, ragazzi. Quindi questo brawler probabilmente va a portare, cioè andrà a portare quando uscirà in meta, tutta quella serie di brawler che riescono ad andare facilmente, rapidamente, magari con un dash, magari con una rollata, sulla parte alta del campo.
campo, quindi Beryl, Mortis, Bonnie anche volendo che giampa, sono tutti brother che saranno insomma super favoriti a questo tipo di cura, perché potranno anche prendere più palloncini. Ok, facciamo subito un esempio pratico. Ne ho piazzati due lì, ok, mi prendo un bel po' di danni, vi faccio vedere che io adesso arrivo a 1003, anzi to anche sotto il 1000, ok, e vado qua, mi curo prima di uno e poi di un altro, e ho preso due cure insieme, ho fatto più 2000 praticamente, ragazzi. Quindi se io accumulo una massa critica di fantasmini, ocio, perché si possono creare delle situazioni molto pericolose. Guardate qua quanti ne spawno, cioè ragazzi, lì sono già 3000 di cura, ragazzi, sono già 4000 così. È interessante sto tipo di cura, eh. Vediamo, giusto per scrupolo, se me li fa prendere comunque tutti quanti insieme, ma insomma credo proprio di sì. Ok, c'ho 800, dovrei arrivare a 4008. Raga, OP sta roba, eh. Vado un po' più rapido qua, ragazzi, quindi passo subito alla curiosità numero 3, perché subito qua a fianco c'è Babau, che non è uno spasmo che ho avuto in questo momento, bensì è la sua ulti. Gaz usa Babau. Mi fa ridere, non so perché. È un palloncino a forma di animale. È un cane, però vabbè, loro dicono animale. Stanno sul generico di sua creazione e è suo miglior amico. Quando vi sentite soli, ricordatevi che c'è Gaz che come miglior amico ha un palloncino. Per generare uno scudo attorno a sé o a uno dei suoi alleati. Quindi lo scudo che abbiamo visto al Brawl Talk si può anche applicare su degli alleati. Allora, qui andiamo un attimino a approfondire, ok? Perché, vabbè, io lo provo su di me, ovviamente, il Todo. Però, allora, calcolate che questo è l'attacco base. Ok, bella anche l'animazione. Va bene. Con esattamente 4 colpi... No, 5 colpi, attenzione. Io mi faccio la super, perfetto. Vado a utilizzarla proprio now. Mi appare questo scudino che, come vedete, mi cura praticamente di... Cioè, mi cura, mi protegge, che è diverso, di 3500 HP. Attenzione, perché comunque è consigliato prendere tutto il danno insieme. Se ci avete fatto caso, anche se non prendo danni, questo si va ad abbassare di step by step di più di 100 di danno a seconda. Quindi, insomma, se non fate niente, cioè, sparisce da solo. Perfetto, a questo punto chiudiamo però quello che riguarda le statistiche. Non ha passive strane questo brawler, perlomeno, se no, cioè... Diamogli ancora qualcosa. E ragazzi, arriviamo al gadget. E si chiama detonatore spiritico. Infatti tutti gli spiriti che fluttuano sul campo esplodono e causano 1800 punti di danno ai nemici vicini. Cioè, quindi in una situazione come quella che c'era poco fa, posso decidere se curarmi di 4000 o se fare praticamente il doppio del danno, vabbè, in realtà qualcosa di meno, al robottone che c'era là. Proviamolo subito. Ok, allora ho piazzato 5 fantasmini che dovrebbero corrispondere a 9000 di danno. Vediamo un po'. What, ragazzi? Ma tra l'altro si è anche vista l'animazione del robot. Magari qua vi metto una piccola moviola, che è stata migliorata. Quindi il rework delle skin non è solamente estetico, è anche a livello di modellazione 3D. GG, signori di Brawl. Molto molto carino il primo gadget. Ma passiamo al secondo, con la curiosità numero 5, se non ho perso il conto. E ragazzi, è esattamente il convertitore di anime. Gaz perde il 30% della propria salute, ma in cambio riempie del 100% l'indicatore dello spirito. Cioè, se la vostra strategia è quella di spammare fantasmini, questo gadget è imprescindibile, perché prima avete visto comunque ci ho messo un po' di tempo. Invece adesso io faccio una robetta del genere, ho perso un po' di vita, per carità, però ho tutto il tempo di recuperarla, ok? E guardate in quanto tempo mi riesco, vabbè, per carità, così mi spawno un fantasmino di quelli classici. Però ipotizziamo che io sia senza colpi, faccio... faccio così e voilà. E me ne spawno subito un altro. Veramente, veramente top. Vediamo di nuovo di caricarne un altro. Lo buttiamo lì così. Vedete che comunque devo aspettare che mi si carica il colpo. Altrimenti faccio così e faccio così. Tac. E ragazzi, in molto meno tempo io ho piazzato lì un sacco di fantasmini. Ovvio è che però non posso far esplodere, perché giustamente ho tolto il primo gadget, quindi fermi. Dobbiamo cercare di capire se vogliamo giocare in maniera più offensiva col primo gadget o più curativa col secondo. Io penso che il secondo in generale sarà più forte, ve lo dico già da ora. Però all'inizio, ragazzi, avremo i primi gadget star power. Quindi purtroppo, a differenza magari di Sam, se vi siete perso il video di ieri, andatelo a recuperare. Gaz sarà forte anche poi dopo, insomma, con l'aggiunta del secondo gadget e quant'altro. Invece Sam partirà già bello broken, vi ricordo. Quindi occhio, tenete le antenne dritte. Non tutti i brawler sono uguali da questo punto di vista. Iniziamo a parlare di star power. Arriviamo alla sesta curiosità. E ragazzi,
non si è visto niente. Andiamo a vedere prima manna spiritica. Capirete anche il perché avevo l'altra star power selezionata. La salute ripristinata dagli spiriti e dei palloncini stregati aumenta del 100%. Ecco, se avessi avuto questa star power attiva, vi avrei dato un risultato sfalsato. Cioè, ragazzi, quello che prima ho fatto con 4 fantasmini, qua lo posso fare letteralmente con 2. Ok, quindi posso fare tranquillamente così. Poi magari ci tiro una rafficata. Ok, molto molto easy. Ok, perfetto. Lì ci sono 2 fantasmini. Io ricordo che sto usando una star power, quindi non devo attivare assolutamente niente. Mi sposto qua, ragazzi, e guardate un pochettino. Bam bam, 4000. Ma di che stiamo a parlare? A maggior ragione, questo setup che state vedendo, quindi secondo gadget e prima star power, è sicuramente il migliore per quella condizione che vi ho descritto prima, ovvero combo con i dasher, perché spawno fantasmini velocemente e spawno fantasmini più efficaci. Quindi passiamo alla curiosità numero 7. Andiamo a vedere la star power che vi avevo spoilerato, ragazzi. Si chiama spirito guida e per 5 secondi babau aumenta del 25% i danni causati dall'alleato che protegge. Ipotizzo anche quelli di gas, però insomma siamo qua apposta sulla versione sviluppatore. Tra l'altro ricordo che siamo sulla versione sviluppatore, non fatevi strane idee, non pensate che io abbia già gas. Questi sono solamente gli alti privilegi che ci concede mamma Supercell, e se volete insomma usufruire anche voi di questi privilegi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, perché così ogni volta che c'è qualche news lo zio Ferre le porta subito. Insomma, andiamo a provare sta roba. Io ricordo che faccio un 1380, molto molto easy, molto molto chill. Vediamo un pochettino, 4-5 colpi, vi ricordo, perché caricarsi la ulti, faccio il mio upgrade, sparo un pochettino e faccio un 1725. Ragazzi, ma vi immaginate un bel colonnello ringhio, un bel gas e magari un Beryl? Che cosa succede esattamente? Beryl c'ha lo scudo di suo, glielo dà anche gas, ringhio lo potenzia, con la star power pure gas lo potenzia, Beryl diventa un carro armato. O anche Buzz, che vi ricordo dal video del bilanciamento, se vi siete persi andatevi a recuperare anche quello, che vi conviene, che diventerà un pochettino forte col prossimo update, perché avrà un nuovo gadget, avrà un buff sulla vita. Buzz avrà un buff, esatto. Ma però diciamo che in linea di massima il buon coccodrillo era già forte e lo sarà ancora di più. Comunque, mettiamo da parte i coccodrilli. Oggi abbiamo parlato di brawler palloncino e ragazzi, direi che per quanto riguarda questo brawler abbiamo finito qui. Poche curiosità, ma alla fine come brawler forse è anche più particolare di Sam. Fatemi sapere qual è il vostro preferito, scrivetemelo qua sotto con un commento, ora che li abbiamo visti nello specifico entrambi. Tranquilli, io non farò distinzioni, entrambi avranno un sacco di content approfondimento sul canale, quindi magari anche quella che può essere la miglior build, quelli che possono essere i loro push, come andranno a modificare il meta, perché vi ricordo che l'introduzione di un singolo brawler in realtà va a influenzare tutto il meta. Scopriremo tutto, ragazzi. Con questo però siamo giunti al termine, grazie mille per la visione. Adesso posso anche togliere questo cappellino, magari dopo il video, perché ci avrò tipo i capelli così. Un saluto, ciao belli.